La musica ce l'hai messa? Ok, perché non la sento. Zero. Ok.
Maggie Daya con Teenagers su Jazz Radio e Twitch quando sono le 19:32 minuti primi di questo lunedì 21 giugno 2021, ripetizione di giorni. Siete in compagnia di Rugantino e di Simon con Formula One After Race. Intanto cambiamo anche la schermata. Se mi fa la cortesia, questo santissimo operatore di OBS, va bene, questo applicativo. E allora, benvenuti a tutti. Ciao Simon, Buonasera. ci ritroviamo quest'oggi a parlare di nuovo di Formula 1 dopo il Gran Premio di Francia che si è corso ieri sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, circuito che non piace praticamente a nessuno, però ci hanno gli accordi e ci si corre. E in contemporanea vi daremo anche degli aggiornamenti su quello che sta accadendo sui campi di calcio di Euro 2020, perché si stanno giocando i secondi tempi di Macedonia, Olanda e Austria-Ucraina. Tanto per intenderci, Austria-Ucraina deciderà chi affronterà l'Italia negli ottavi di finale. Ma di questo ne parleremo anche meglio domani, che anticiperemo la puntata settimanale di Forza Azzurri. Adesso andiamo subito a vedere cosa è successo nel Gran Premio di Francia di ieri. Situazione alquanto drammatica dal punto di vista dello spettacolo, almeno così si commentava con Simon fino a pochi minuti fa, perché oggettivamente non ci sono stati grandi sussulti, diciamo, da questo punto di vista, tranne quelli che ci ha regalato Max Verstappen, perché se lo state leggendo qui sulla nostra schermata dal sito ufficiale della Formula 1, Max, pur rischiando di perdere il Gran Premio, alla fine lo ha vinto con una rimonta eccezionale e alla strategia azzeccata della Red Bull, che ha piazzato pure Sergio Perez al terzo posto. Quindi come caposquadra Verstappen davanti ad Hamilton è aumentato il vantaggio in classifica piloti, e poi Perez solidifica ancora di più il suo terzo posto andando a suonarle di santa ragione a Valtteri Bottas. Simo, cosa ne pensi del GP di ieri? Che, come hai detto tu, è stata una gara molto noiosa. Il circuito non aiuta sicuramente, sia dal punto di vista di struttura proprio delle curve, del percorso che le macchine devono fare, sia come paesaggio. Perché se in alcuni circuiti noiosi almeno ti puoi rifare gli occhi con un bel paesaggio, qua neanche quello, sembrava di stare in una zona industriale di una qualsiasi cittadina piccola europea. Poi la gara è stata, come ti ho detto anche prima, è stata noiosa, mi ha fatto saltare gli ultimi 5 giri, giustamente è stata una manna dal cielo, però io ho temuto alla partenza, quando Verstappen è andato lungo, di vedere Hamilton andare via e trionfare. Non si è capito cosa è successo con le gomme. La Pirelli o sta sbagliando qualcosa, o ha sbagliato qualcosa nel compound, o era il tracciato francese che stava evaporando. Perché, se non sbaglio, è arrivato il primo commento da parte di Sainz verso il decimo, undicesimo giro, oppure quello di Alonso, che ha detto: guardate che stiamo soffrendo tutti quanti. Quindi qualcosa con le gomme è successo. Ma d'altra parte, non fosse successo, veramente staremmo parlando di una gara completamente anonima. Quindi a questo punto rimettiamo pure il rifornimento carburante al pit stop, almeno si ridà un po' di brio alle gare. Però anche qui i vincitori morali sono due: la squadra Red Bull, perché sono loro che hanno vinto la corsa, non Verstappen, perché la strategia l'hanno fatta loro, e quelli di Aston Martin, che fanno partire Stroll all'ultimo posto di qualsiasi, in qualsiasi gara, e lo fanno recuperare almeno 10 posizioni. Poi per il resto vedo poco da dire, se non un triste Ferrari che continua il problema con le gomme, che si sta portando da un po' di troppo tempo a questa parte. Il parallelismo, se me lo permetti, è quello che ci fu con Ducati 5-6 anni fa, in cui non riuscivano ad utilizzare le gomme, poi con l'arrivo di Gigi Dall'Igna si riuscì a risolvere il problema, cosa che un Ferrari
Da 2 anni non si riesce a Mamma mia, fare. Ferrari, ti fermo un attimo, Simon, per salutare Y Dominix, che ci ha scritto in chat. E grazie per il follow, Dominix, gentilissimo. Non so se tu segui la Formula 1, mi auguro di sì. Stiamo parlando proprio di quello che è successo ieri durante il Gran Premio di Le Castellet sul circuito Paul Ricard. Nella fattispecie, le gomme ieri hanno cambiato il loro comportamento, perché comunque si sapeva che avrebbero avuto una determinata durata, ma sia le gialle sia le bianche, cioè i compound che sono stati scelti come medie e come hard, hanno avuto una tenuta nettamente inferiore a quello che ci si aspettava. Tant'è vero che, come ha sottolineato Simon, già intorno al decimo, undicesimo giro, Sainz, Alonso e tanti altri hanno cominciato a lamentarsi perché hanno dovuto tutti necessariamente o quasi anticipare il pit stop, tranne gli Aston Martin che continuano a correre come se niente fosse, per quanto ricordiamoci che 2 settimane fa a Baku, proprio per non fermarsi, Stroll ha causato una safety car, per grazia del cielo il suo incidente non ha avuto ripercussioni fisiche su di lui, cosa poi successa anche a Verstappen in quel frangente. Andiamo a vedere un pochettino le situazioni di gara, cioè che sono state davvero poche, vale a dire il primo errore all'inizio, alla prima gincana, quando Verstappen ha sbagliato, non ha preso bene la curva e ha permesso a Hamilton di superarlo, però rientrando comunque in seconda posizione. E poi al primo pit stop anticipato giustamente dalla Red Bull, per come si sono svolte le cose successivamente, perché entrando solamente un giro prima, correggimi se sbaglio, Simon, rispetto ad Hamilton, Sì, un giro. e correndo come un dannato, Verstappen è stato in grado di recuperare quei 2 secondi e mezzo che lo separavano, o tre, quelli che erano, da Hamilton, e riconquistare la leadership della gara. Che cosa è successo a quel punto? Che oggettivamente, come abbiamo detto, sia le gomme medie sia le gomme hard hanno reso nettamente di meno rispetto a quello che ci si aspettava. Tanto per intenderci, con le medie bisognava entrare in linea di massima al primo pit stop dopo il 20° giro sicuro, e invece tanti sono stati costretti ad entrare al 13° al 14° giro. Idem per le bianche, tant'è vero che a quel punto fare la gara con una sola sosta non era più plausibile. L'ha capito la Red Bull, ha fatto finta di non capirlo la Ferrari, che ha fatto una gara pessima, più che altro per colpa delle Agua. gomme che non hanno dato aderenza. Però è anche vero che poi, a parità comunque di compound, i nostri piloti, Sainz, che ha lottato come un leone finché ha potuto in zona punti, ma alla fine ha dovuto cedere ed arrivare undicesimo. Leclerc, che era già in difficoltà in tutto il weekend, alla fine è arrivato 16° nonostante il secondo pit stop nettamente ritardato dalla Ferrari. A quel punto ci stava entrate. Era già combinato male Charles, quindi fare una prova non sarebbe stata una Tra l'altro cosa brutta. il primo lo hanno molto anticipato, e se non sbaglio Leclerc è stato il primo ad Sì, entrare. lo hanno anticipato di più di 12-15 giri, una cosa del genere. Ma la stessa cosa poi è successa con le hard, che era il compound con il quale le Formula 1 dovevano arrivare fino al traguardo, ma ci si è resi conto che era quasi impossibile. Perché dico quasi? Perché in realtà, tipo Hamilton e Bottas ci sono arrivati con quell'unico cambio gomme per far scattare l'ira funesta sia di Lewis Hamilton per un motivo e di Bottas per un altro, perché Bottas aveva suggerito i 2 pit stop, cosa che invece, ripetiamo, ha fatto la Red Bull motorizzata Honda. E che cosa è successo? Che a quanti giri dalla fine ha fatto il secondo pit Verstappen, Simon? Non me lo sto Un ricordando. po' prima, Una ventina, mi pare. sì, dal 40 al 45esimo, se non Sì, sbaglio, è comunque stato. una ventina di giri prima della fine, Verstappen, che era comunque tranquillamente leader del mondiale, scusate, leader della gara e anche in testa alla classifica del mondiale,
viene richiamato in box, come viene richiamato anche Sergio Perez. I due perdono le posizioni, però poi vanno 2 secondi e mezzo più veloci delle Mercedes. Tant'è vero che Verstappen rientrava in terza posizione, distaccato quasi di oltre 18 secondi da Hamilton. E Perez rientrava comunque davanti a Norris, a Ricciardo, Gasly, perché nel frattempo Sainz, che come ho detto ha lottato finché ha potuto, però quelle erano le gomme, quella era la macchina, più di tanto povero figlio non ha potuto fare, ha dovuto cedere le posizioni perché Sainz all'inizio era un ottimo quinto, era il primo degli altri, tanto per intenderci. E che cosa è successo? Che anche a Sainz, quando hanno visto che l'undercut scusate, funzionava, la Ferrari ha fatto già il primo errore lasciandolo fuori per 5 giri in più rispetto a Leclerc, e non si è capito perché. Oltre a questo, poi con Leclerc dovevano fare il primo e il secondo pit stop e non l'hanno fatto. Con Sainz magari si può capire perché lui ha lottato, come dicevamo, e negli ultimi giri ha perso il decimo posto utile per portare a casa almeno un punticino. Però ecco, da lì in poi la gara si è svolta con la mega rimonta di Verstappen, che è arrivato giro dopo giro alle spalle di Bottas. Hamilton chiedeva sempre informazioni per sapere com'era la situazione del compagno di scuderia, per vedere se poteva bloccare Verstappen. E qui arriva, come il calcio sui maccheroni, il commento di un campione del mondo, vale a dire Nico Rosberg, che in diretta, non appena Verstappen in 4.48 ha superato Bottas, che ha commesso pure un errore in una curva dove oggettivamente poteva gestire molto meglio la situazione, ha detto: beh, si sa che Bottas non è proprio il migliore negli scontri uno contro uno per difendersi. E qui, Poverino. sì, tant'è vero che poi a velocità tripla gli è arrivato dietro anche Perez e Bottas ha perso pure il podio. E lì si è incavolata ancora di più perché ha ripetuto al microfono, al team radio, più volte ha ripetuto: vi avevo detto che dovevamo fare un secondo pit, ve lo avevo detto, bip bip bip. Ora beh, non mi ricordo se ha messo bip bip bip, io gliel'avrei messo. Sì, no, ma... Hamilton, sì, dimmi Simo. No, più che altro la questione tra loro che stanno facendo un campionato a parte più Bottas che lì da spettatore non pagante. Vedo inquadrata adesso la schermata con i risultati. Quanto fa paura che il quarto è arrivato a 1 minuto di distanza dal leader. Infatti, quello fa tanta paura. Mamma mia, però Bottas resiste, ha perso il sedile, questo si sa. Sì. Rosberg poteva anche evitarsi un commento del genere, però lui, cioè, è comunque è spavaldo perché è l'unico che ha battuto Hamilton, quindi ci sta. Sì, ma ecco, no, il discorso è che poi oggettivamente, nella pura realtà dei fatti, sempre con facilità, Verstappen ha superato pure Hamilton. Tant'è vero che anche le televisioni italiane in diretta sono rimaste sorprese dal vedere come Hamilton non abbia cercato di difendersi più di tanto. Forse perché ha fatto dei conti, magari cerco di chiuderlo e andiamo a sbattere tutte e due, e perdiamo la No, gara. là sarà stato pure un non ho le gomme per resistergli. Sì, Cioè, se anche. gli resisto adesso mi frega dopo, Sì. perché l'hanno fatto vedere, se non sbaglio, la grafica con la percentuale di consumo gomme, Sì. cioè Hamilton era zero. Sì, più o meno, che poi sempre per bocca di Rosberg, il campione tedesco ha detto che probabilmente quella grafica non era esatta, perché se fosse stato già con quelle percentuali, o gli scoppiavano le gomme, o comunque cioè erano costretti gioco forza a fare rientrare lui e Bottas ai box, perché altrimenti, cioè, gli restava praticamente il cerchione. No, ma infatti, tralasciando la vittoria di Verstappen, è da lodare la prestazione di Hamilton, che comunque si è fatta, cioè la rimonta di Verstappen non è avvenuta subito, in cui mezzo giro. Hamilton martellava comunque con quelle gomme. Sì, e tra le altre cose abbiamo parlato di rabbia di Bottas, che ora ve lo facciamo pure vedere un attimino, la rabbia di Valtteri, o per meglio dire ve lo inquadriamo qui in qualche foto presa da Google, però è anche vero che
Anche il campione del mondo, il 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, si è arrabbiato e non poco, perché quando l'hanno fatto entrare, lui in realtà voleva restare fuori. Però, a discolpa della Mercedes, bisogna dire che oggettivamente, vedendo che l'undercut funzionava così bene, probabilmente se Hamilton fosse rimasto fuori 3-4 giri in più o 10 giri in più, come in pratica voleva lui, forse non rientrava a 2 decimi dietro Verstappen, ma forse sarebbe rientrato a 10 secondi da Verstappen, probabilmente. Che ne pensi, Simo? Sì, l'undercut ha funzionato principalmente su Ricciardo, se non sbaglio, quindi che poi mi collego alla domanda che hai fatto. Però perché alla fine l'ordine è stato Leclerc, poi Ricciardo, e Ricciardo ha recuperato su Gasly. Anzi, stesso gli uomini di McLaren gli hanno detto rientra che così speriamo Gasly. Però a me fa strano tutta questa situazione delle gomme, cioè, no, cioè in realtà sono due le cose che mi stanno facendo strano ultimamente sulla Formula 1, di cui una volevo discutere con te, cioè la distribuzione del punteggio che non mi sta piacendo più, troppo disavanzo di punteggio, e appunto questa delle gomme. Non vorrei che l'anno prossimo tipo tutti i team diranno vicino a Pirelli, vattene, ci stai dando un po' troppi problemi dopo aver ristabilito una situazione di simile competizione un po' più alla portata di tutti. E tra l'altro erano molto lenti i pit stop. Non ho capito per quale motivo c'era il limite in pit molto più basso rispetto agli altri. Perché mi sembra di averlo agguantato in telecronaca, però non ho capito la motivazione per cui la pit lane si faceva in tempi molto più lunghi. Guarda, questo non te lo so dire oggettivamente del perché ci fosse un limite, di velocità inferiore agli altri Gran Premi per percorrere la pit lane. Perché mi sembra abbiano detto è perché è molto stretta. E beh, giustamente le macchine sono aumentate di dimensioni negli ultimi anni, però faceva strano. Infatti, quando è entrato Tsunoda, sembrava che stesse andando a parcheggiare. Sì, no, ma il discorso, ecco, è che più che altro le scuderie non so quanto se la possano prendere con Pirelli, perché alla fine Pirelli segue le indicazioni della FIA e delle scuderie. Quindi Pirelli ha Sì. lavorato in direzione delle indicazioni che gli sono state date anche dai piloti, tant'è vero che durante l'anno si fanno anche dei test, tra virgolette, privati proprio a favore di Pirelli per favorire lo sviluppo dei compound che dovranno essere usati nella stagione successiva. Anzi, in alcuni casi è stata pure accusata la FIA di favorire la Mercedes perché gli era stata data la possibilità di fare più prove con Pirelli in passato. Sta di fatto che però forse l'abbassamento delle temperature, almeno così diceva ieri Marc Gené, ha contribuito a questo cambio di comportamento delle gomme e quindi all'improvviso tutti si sono ritrovati con questa situazione difficile da gestire perché è stato ribaltato tutto, ribaltata la situazione che avevano avuto nei 2 giorni e mezzo precedenti. Si pensava di poter fare 25 passaggeri con le gialle, con le medie, e più di 35-40 con le hard, e invece ci si è ritrovati a poterne fare poco più di 10 o giù di lì con le medie e poco più di 30 con le hard. Che è stato il leitmotiv di tutto il Gran Premio. Sempre per quanto riguarda il discorso dell'undercut, overcut e roba varia, ne ha pagato le conseguenze all'inizio anche Sainz, che da quinto poi sarà visto risucchiare in settima o ottava posizione quando era rientrato ai box per cambiare le gomme. Ecco. Ed è stato anche strano perché lo stop di Sainz non mi è sembrato lento comunque di tempistica, però gli altri andavano molto più veloci. No, assolutamente. Intanto ricordo a chi ci sta seguendo in chat che se volete interagire potete farlo tranquillamente, scriveteci le vostre domande,
qualunque cosa vogliate che noi vi rispondiamo in diretta. Per quanto riguarda Sainz, il fatto non è che è stato risucchiato perché il suo pit sia stato più lento di quello di Leclerc, piuttosto di quello di Ricciardo o di Norris o di Gasly, ma perché è stato lasciato fuori 5-6 giri in più rispetto a Leclerc, e quei 5-6 giri in più gli hanno fatto perdere tempo, perché chi aveva cambiato le gomme andava oltre un secondo più veloce. E quindi il vantaggio che aveva Carlos. Leggica, sì. Il vantaggio di Carlos è stato annichilito in quel modo, e quando è rientrato si è trovato tre macchine davanti che prima ce le aveva dietro. È facile, cioè, ma io purtroppo quello che mi fa arrabbiare tanto, e quindi passo un attimo anche a farvi vedere le immagini della rossa, perché stiamo parlando comunque della Ferrari, di Leclerc e di Sainz, che Molto più bella senza quel verde, scusami. sì, ok. Che comunque il discorso è che continuano gli uomini della Ferrari, da quando se n'è andato quel sant'uomo di Arrivabene, a prendere decisioni sbagliate 9 Gran Premi su 10. Ora, pienamente d'accordo che ieri all'improvviso le gomme hanno avuto un comportamento totalmente diverso da quello che si aspettavano, ma non solo da quello che si aspettava Ferrari, da quello che si aspettava Alfa Tauri, da quello che si aspettava Red Bull, da quello che si aspettava Mercedes, Alpine e compagnia cantante. Ora, dico, per carità, si possono fare gli errori quando si è sotto pressione, bisogna prendere delle decisioni così all'istante, ma è mai possibile che la Ferrari negli ultimi 3 anni, e sottolineo gli ultimi 3 anni, da quando non c'è più Arrivabene, continua a prendere nella maggior parte dei casi decisioni nettamente sbagliate? E che caspita, scusate. No, poi tra l'altro si veniva dal periodo di dominio di Schumacher in Ferrari in cui non ne sbagliavano una a livello di strategia. Ma c'erano Ti altri fa, uomini? però ti fa strano il fatto che quegli uomini che c'erano non abbiano lasciato un modus operandi, capito? Cioè, come se non avessero lasciato un'eredità anche di come approcciarsi al lavoro. Sembra un dopolavoro, non dico sembra un dopolavoro questa Ferrari, però non sembra più uno No, squadrone. ma E considerando che ormai la strategia la fa da padrone, perché quello è alla fine, questi non riescono a reagire. Non solo non riescono a reagire, sono pure lenti, cioè, pur nella loro lentezza comunque prendono lo stesso decisioni sbagliate. Perché quando vedi che Leclerc, entrando prima, ha avuto la possibilità di sfruttare l'undercut sulle McLaren, è automatico che il giro dopo devi fare entrare pure Sainz, che altrimenti Sainz resterà indietro. Non lo fai aspettare, anche perché nel frattempo si era visto che Ricciardo aveva perso due posizioni per girare 2 giri in più. Falle entrare subito a Sainz. Poi perché mi arrabbio? Perché comunque la Ferrari, che se ne dica, ha due ottimi piloti. Due ragazzi, Tantissimo. due ragazzi emergenti, con Sainz che ha qualche annetto più di Leclerc, ma sono due ottimi piloti. E Sainz, da pilota nuovo, sta facendo cose ottime con la vettura, a dispetto di quanto hanno sofferto altri campioni che sono andati in altre scuderie. Vedi, Vettel ci ha messo 5 gare prima di cominciare a prendere in mano oggettivamente l'Aston Martin. Idem Alonso, che li ha buscate per 5 gare di fila da Ocon, e adesso gliele sta dando lui. Carlos è arrivato ed è stato subito un tutt'uno con la rossa. Quindi perché non gli dobbiamo dare in mano una vettura degna del talento di Del questi nome, ragazzi, sia di anche del nome Charles sia di Ferrari. Carlos? Sì, anche perché poi un po' dispiace personalmente parlando, perché sono due ragazzi fantastici. Ti dispiace vederli soffrire. Sì, ma io ripeto, poi se vogliamo prendere i risultati singoli, Charles ha fatto comunque due pole position a Monaco e a Baku. Ah, non fanno testo. Carlos ha fatto il secondo posto nel Gran Premio di Monaco. Abbiamo capito che la Ferrari va meglio in qualifica e soprattutto va meglio quest'anno nelle piste di telaio. Sì. Questo si è capito. Quindi, quando ci sono gare come le Castellet, facciamoci il segno della croce, perché i nostri ragazzi,
Al massimo possono fare una magia sul giro secco, ma sul passo Sì. gara la Ferrari è pessima. Sul passo Quindi non gara. oso immaginare cosa succederà se si dovesse correre in Belgio e a Monza. No, si correrà in Belgio a Spa. Lo sai come funziona. Sì, lo so, Ormai. lo so. A Monza non faremo niente. Cioè, a Monza e a Spa-Francorchamps faremo schifo come abbiamo fatto l'anno scorso. Ma non perché i ragazzi non valgono, perché abbiamo due piloti d'oro, ma perché la macchina non glielo permette. Poi in mezzo mettiamoci pure delle situazioni, delle scelte strategiche alquanto scellerate. Discutibili. Passatemi il termine. E attenzione, io ripeto, mi metto nei panni di chi sta al muretto dei box e che deve prendere quelle decisioni in tempo. Ma vogliamo anche dirla che chi sta lì deve avere una determinata preparazione. Quindi se stanno lì vuol dire che questa preparazione ce l'hanno. Soprattutto se stai nel muretto box Ferrari. Stiamo parlando della Ferrari, ricordo, cioè ci fosse stato il Drake ancora vivo, scusate se mi incavolo, ma il Drake ancora vivo, secondo me li avrebbe licenziati tutti in tronco. Ricordiamo cosa diceva il Drake per sottolineare la potenza e la leggenda della Ferrari. Chiedete a un bambino di disegnare una macchina, a priori vi farà una macchina rossa e se gli chiederete cos'è, dirà che è una Ferrari. Quindi l'automobilismo è la Ferrari è l'automobilismo e non è accettabile avere queste situazioni che adesso vanno avanti da 3 anni e che vengono risolte ogni tanto per un gran premio, per due gran premi. Pienamente d'accordo che all'inizio di stagione, di questa stagione 2021 è sembrato migliore rispetto a quello del 2019 e del 2020. E ricordiamoci anche come è stata gestita malissimo la questione Vettel l'anno scorso. Però è anche vero che il risultato di ieri, con le stesse gomme che davano gli stessi problemi a tutte le vetture, ha visto la Ferrari partire di nuovo come a Baku, comunque in ottima posizione, eccezion fatta per quello che riguarda Red Bull e Mercedes, e poi vedere i nostri ragazzi che ci hanno messo l'anima, ci hanno messo tutto quello che potevano, ma alla fine dovevano cedere il passo a chiunque gli arrivasse dietro. Non si può. Siamo la Ferrari. Dico siamo perché si sa che per noi italiani la Ferrari è la nazionale rossa. Cioè, e mi fa piacere comunque vedere l'Alfa Tauri che, tra parentesi, Minardi, che ha fatto gli ottimi risultati con Gasly. E mi è dispiaciuto per Giovinazzi che non è riuscito ad andare a punti con l'Alfa Romeo. Però, ecco, cioè io onestamente maledirei il giorno in cui ho cacciato, se fossi nella dirigenza Fiat FCA, maledirei il giorno in cui ho cacciato via Arrivabene. Perché Arrivabene aveva fatto rinascere la Ferrari. E qui i risultati sono numeri. Parlano per lui, i risultati parlano per lui, si vede l'andamento che c'è stato il prima e il dopo. Io con tutto il bene che posso volere a Binotto, perché Binotto fa parte anche di quel team che ha vinto, di quel team che ha lottato con Alonso per i titoli, che ha lottato con Vettel per i titoli, quindi assolutamente un ingegnere straordinario, però probabilmente come team principal, come lo vogliamo dire, con la O, con la A. Sì, manca di polso, Forse, forse. ecco, forse non è il suo ruolo. Un ruolo che quello di ingegnere specifico, che adesso non ricordo, quindi non dico una cavolata, però evito di dirlo per non dire una cavolata, però aveva un ruolo ben specifico che continua a ricoprire, secondo me quel ruolo lo continua a ricoprire ottimamente, però come team principal ci vorrebbe qualcun altro. Non vorrei che però in generale la dirigenza FCA e Ferrari stia aspettando, se non sbaglio, l'anno prossimo, fra 2 anni, in cui ci sarà la nuova rivoluzione in Formula 1 per cambiare il proprio assetto. Allora, io non
dalle nostre talpe, dalle talpe di GS Radio, di Global Show, Global Sport, non abbiamo riferimenti a un possibile cambio al vertice, non abbiamo riferimenti, o comunque sussurri, voci di una possibile sostituzione di Binotto. Il che, per carità, se le cose migliorassero potrebbe anche starmi bene, cioè squadra che vince non si cambia, ma qui è squadra che perde, che invece continua ad andare avanti. Si sa che nel 2022 arriverà questa rivoluzione del regolamento. E quindi probabilmente la stessa Mercedes che già sta soffrendo quest'anno potrebbe non avere più quel vantaggio, quella posizione di leadership incontrastata degli ultimi 7 anni e mezzo. Diciamo 7 anni e mezzo, mettiamoci anche mezza stagione di quest'anno, però in questa prima mezza stagione Red Bull gli è davanti in un modo o nell'altro, non da subito, ma da due Gran Premi a questa parte. Anzi, da tre Gran Premi a questa parte gli è davanti. Scusate, ma adesso il discorso fondamentale è come stiamo lavorando sulla nuova macchina. Perché se stiamo lavorando sulla nuova macchina come abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni, non cambierà niente. Bella domanda questa, Non cambierà bella domanda. niente. Come stiamo Fermo lavorando? restando che penso che questa macchina sia la macchina sviluppata da Leclerc, quindi bisogna vedere anche lui quanta sensibilità nello sviluppo. Non so se gli ho detto una cavolata o meno. Guarda, adesso di sicuro la starà sviluppando pure Sainz. Questo Sì. sicuramente la starà sviluppando anche Carlos. E ripeto, io ho fiducia in tutti e due, sia in Charles sia in Carlos. E anzi, mi dispiace che ora Sì, non dico una anche cavolata. perché se ci pensi, Leclerc, che effettivamente era il nuovo grande pilota che la Formula 1 aspettava dopo Verstappen, ha deciso di sottoscrivere un contratto di lunga durata con una squadra che sì, probabilmente era quella dei suoi sogni, eccetera, eccetera, ma che comunque era in pesante difficoltà, perché Vettel stava riuscendo a fare quello che faceva, ma perché ci metteva anche un po' del suo. Non era più la Ferrari che dominava e che ha rischiato di vincere in mondiale con Alonso, e lui ha sottoscritto un contratto di lunga durata in cui sapeva che avrebbe fatto il secondo perché c'era Vettel. Ha battuto Vettel, si è preso prima l'SB di prima guida, però adesso non ha più, diciamo, la restituzione di tutto quello che lui ha dato alla Ferrari: fiducia, risultati e voglia di guidare la Russia. Ecco, mentre tu parlavi, Simon, io volontariamente sono andato sulla classifica Sì. dove mi piace sottolineare il primo posto di Verstappen, ma non perché io ce l'abbia con Hamilton, ma semplicemente per vedere un volto nuovo che vince, visto che Lewis, che è un campione assoluto, comunque Sì, non è colpa sua. ha vinto 6 degli ultimi 7 mondiali, no? Quindi mi fa piacere vedere qualcun altro in testa. Bisogna sottolineare, no, che al quarto posto non solo Valtteri Bottas non c'è, e al quinto c'è Lando Norris della McLaren. Intanto vi chiedo scusa se si sentono rumori di sottofondo, sta passando un'ambulanza. Ma d'altra parte c'è anche diciamo, il risultato parziale che vede Leclerc a 52, Sainz a 42, che in questo momento hanno comunque perso di nuovo la terza posizione nel mondiale costruttori, perché comunque le piste, intanto scusate, mi passano le mosche davanti, le piste dove ci sarà il telaio a farla da padrona, sono poche. Quindi se il trend è questo, quello che abbiamo visto in questi primi Gran Premi, il signor Pierre Gasly con l'Alfa Tauri e anche il signor Ricciardo, che ha avuto problemi in qualche gara, saranno destinati a superare Sainz e Leclerc. E quindi noi il terzo posto non ce lo giochiamo più con la McLaren, eh? Noi, bene che ci va, ci giochiamo il quarto con Alfa Tauri e Aston Martin. Bene che ci va, ma ci va bene più che altro perché comunque Tsunoda, che lo troviamo qui, continua a fare
qualche cosa bella e tre cavolate, una cosa bella e tre cavolate, quindi lascia Pierre Gasly da solo a fare punti. E allora siamo due macchine contro una. E in questo Tra l'altro, caso se vuoi girare la cosa anche dal punto di vista più pessimistico, se vuoi andare a controllare la classifica motori, la Ferrari è ultima quasi. Cioè, se c'è il motore Renault, poi quello Mercedes secondo sono migliori. ma guarda, quest'anno già il motore Ferrari sta andando comunque meglio rispetto alle altre stagioni, perché è giusto dirlo. Come abbiamo sottolineato l'ottima prestazione a Monaco, dove chiaramente è una pista di telaio, e dove abbiamo sottolineato anche comunque le scelte corrette fatte dalla scuderia, ma anche a Monaco, se vogliamo girare il dito nella piaga, anche lì c'è stata la scelta sbagliata. Qua sì. La scelta sbagliata che ha permesso, chiaramente non nei confronti di Carlos Sainz, che è riuscito ad arrivare secondo con un ottimo Gran Premio, un'ottima prestazione, però ricordiamoci che quando Carlos è arrivato dietro a Verstappen non è riuscita ad attaccarlo, ma non perché Carlos non sappia guidare, perché la macchina più di tanto non gli dava e quindi Verstappen con la Red Bull motorizzata Honda gli restava davanti tranquillamente, per quanto anche se avesse avuto una vettura che andava 3 secondi più veloce della Red Bull, a Monaco restava comunque dietro. Ma la cavolata dov'è che c'è stata a Monaco, sempre in terra francese, anche se Principato? La cavolata è stata sull'incidente di Leclerc, che per me non ha colpa Leclerc, che ha sbattuto la macchina nel tentativo di migliorarsi, perché comunque poteva migliorare Sainz, poteva migliorare Verstappen, poteva migliorare Hamilton, e quindi giustamente quella che era la sua pole provvisoria, Charles ha cercato di migliorarla, poi purtroppo è andata a muro. La cavolata fatta dalla Ferrari è stata per non far perdere la pole position a Charles, che correva in casa, perché per chi non lo sapesse Leclerc è monegasco, ecco. Anche se è un italiano migliore di Giovinazzi, scusami. E che cosa ha fatto la Ferrari? Per non sostituire il blocco del cambio, che gli avrebbe fatto arrivare una penalità di 5 posizioni in griglia, ha detto: vabbè, sostituiamo i pezzi che possiamo sostituire, questo no. Vediamo come va la gara. E lo hanno detto tutti quel giorno, lo hanno detto tutti. Se Charles non fosse stato in pole position, a cominciare da esimi ingegneri ex Ferrari, che hanno lavorato in Ferrari e sanno come vanno queste cose, hanno detto: no, di solito quel blocco per sicurezza, quello o qualunque altro blocco, si cambia, perché ci può essere qualche pezzo che è stato danneggiato e che è sfuggito al controllo. Quindi per sicurezza si cambia tutto. Non fosse stato in pole position, l'avrebbero cambiato sicuramente, ma nel dubbio, forse, visto che poi Charles Leclerc non ha potuto prendere parte alla gara perché la macchina non gli partiva più, ecco. Col senno di poi, chiaramente uno dice: beh, tu Daniele parli col senno di poi, perché comunque perdi 5 posizioni a Monaco, comunque non la vinci più la gara, questo è vero. Però Però la intanto fai, finisci, capito? esatto, La intanto la tua gara fai. di casa la finisci, no? Che fai diciamo, la brutta figura di doverti presentare in borghese sotto al podio. Esatto, intanto la fai. Ricordiamoci che con una strategia ultra azzeccata l'Aston Martin ha permesso a Vettel e a Stroll di lottare con le Mercedes e di lottare con le McLaren. O mi ricordo male, Partendo Simo? dalle retrovie, Partendo dalle dimmi. retrovie con un'ottima strategia. Si vede anche che probabilmente l'Aston Martin, ex Racing Point, a sua volta ex Force India, probabilmente consuma le gomme molto di meno rispetto ad altre vetture. Sì, anche perché non le cambia quasi mai. Sì, ma c'è un fatto Stroll per. anche ieri Sì. è partito 19esimo, è arrivato decimo, comunque a parte recuperando tante posizioni all'inizio perché Mazepin e Schumacher ormai sono incommentabili. Ma anche la macchina, che l'unica, c'è cioè una macchina Mamma mia. che. Sì, ma infatti Schumi almeno è riuscito nel giro secco ad arrivare 15esimo in pole position, nelle qualifiche. Mazepin invece che neanche il tempo della prima curva Tsunoda già l'aveva superato partendo dalla pit lane. Mazepin lo sai che lo odio. Vabbè, dai, Quindi vabbè. quasi più lo posso denigrare, no, beh, perché si era. Allora, ti spiego anche il mio per Mazepin. Si era presentato in un certo modo al moto della Formula 1 e si sta rivelando il contrario di quello che era.
È anche vero, attenzione, che Sì, per Magarin. carità, la macchina ha tutte le sue Sì. colpe, però. No, scusa se ti interrompo, Simon. Era Vai, vai. semplicemente per dire che comunque Mazepin è un pilota pagante. È entrato perché sta pagando lui l'AS. Certo, ma anche Stroll è un pilota, è anche Stroll un pilota pagante, ma almeno Esatto. ci sta simpatico perché ci prova. Sa di non essere un grande pilota, però ci prova. Ecco, voglio dire, quindi c'è anche questo discorso, perché Mazepin non è stato scelto perché era chissà quale prospetto, però bisogna dire le cose giuste, che in Formula 2 andava meglio. In Formula 2 Ah, andava scusami, meglio. tra l'altro, piccola parentesi sulle formule minori. In Formula 3 c'è stata la prima vittoria del figlio di Mick Doohan, grande ex campione della MotoGP, il cui figlio sta trovando la carriera nelle monoposto. Quindi, se tale padre, tale figlio, speriamo bene. No, se tale padre e tale figlio arriva un altro campione del mondo in Formula 1 piuttosto che in Sì. moto, però cioè, magari i nostri ascoltatori più giovani non hanno avuto il piacere di veder correre Mick Doohan, pilota Cosa australiano, si sono persi? Cosa si sono persi? un pilota straordinario che ha corso con Honda, Suzuki, quando ha corso con Honda ha Non ha corso. dominato. Sì. Ecco, quindi per questo dico, se il figlio ha preso dal padre, questo qui arriva in Formula 1 e tra qualche anno stravince il mondiale. Anche per il mercato australiano. Sì, Ne porti un altro oltre Ricciardo. sì, che adesso comincia pure lui ad avere un'età, non è più un ragazzino Ricciardo. Altra cosa da dire per le formule minori, Formula 3, se ricordo bene, è arrivata la prima vittoria di Arthur Leclerc, il fratellino di Charles, anche lui della Ferrari Driver Academy, è stata la prima vittoria di Arthur, che qualcuno aveva già potuto cominciare a vedere l'anno scorso durante il primo lockdown, correre insieme al fratello nell'eSport, nei Gran Premi virtuali che faccio anche ogni tanto. E quindi prima vittoria reale in questo caso per Arthur, che insomma, se anche qui se ha preso dal fratellino, insomma, promette bene. Sì, però dipende sempre da cosa vorrà decidere la Ferrari. Non amiamo particolarmente l'Academy Ferrari noi due, perché in generale il processo di Academy non mi piace. Tu quella su quella Ferrari, dopo la scelta l'aver abbandonato Perez, probabilmente te la sei presa un po'. Quello è un altro. Lì ci furono contrasti tra la Ferrari e Perez all'epoca, perché lui non volle aspettare come gli era stato suggerito ed è diventato ora l'ottimo. Parentesi su Perez, e qui vado in contrasto con qualche collega della televisione nazionale che più volte ha detto: è comunque Bottas è il miglior secondo. No, assolutamente, perché è risaputo che comunque Perez in Red Bull ricopre il ruolo di secondo pilota e assolutamente c'è un divario di talento assurdo tra lui e Bottas a favore di Perez. Quindi Bottas per me assolutamente non è il miglior secondo che ci possa essere. E da questa classifica tolgo i due piloti Ferrari perché per me non c'è un primo e un secondo tra Carlos e Charles. Vanno tutti e due Così pari come non c'è dignitosi. McLaren, probabilmente. Sì, così, ecco, lì forse già un po' meno perché comunque Ricciardo già c'ha qualche anno di carriera in più rispetto a Norris, però Norris per ora lo sta bastonando, c'ha il doppio dei punti come Ecco, classifica. scusami un attimo se ti butto la Sì, provocazione. provoca, Se provoca. vai controllando i risultati di Lando Norris, è probabilmente il pilota più regolare, a parte i due androidi che stanno guidando la Red Bull e la Mercedes. Ora, con un sistema di punteggio diverso, perché a me questo qua, come ho detto prima, non mi sta piacendo, è da un po' che non lo riesco più a digerire. Adoravo la stipulazione a 10, 10, 8, 6. E poi da quando mi pisi una serie di queste a controllare i record di Formula 1 e vedi che Hamilton, Vettel e Verstappen hanno tipo 4.000 punti in più rispetto a tante grandi leggende, ma solo perché Vabbè, per sì. anni si è corso. Con questa di poi non parlare poi della cavolata di Abu Dhabi che valeva il doppio, se ti ricordi. Ah, sì. Ma quella è stata solo un Ora, anno, se ricordo bene, giusto? fortunatamente. Ora, io non dico è brutto i 25 punti al primo, per carità,
Però che, da 20, che tra il primo e il quarto posto ci sia quasi il doppio di punteggio a disposizione, non premia la costanza. A quel punto veramente sembra più premiare chi vince il singolo Gran Premio. Perché se io vinco fuori classifica, vinco fuori classifica, rischio comunque di vincere il mondiale più di chi ha fatto sempre secondo. Sì, La sì, sì. butto lì. Non è un calcolo matematico errato, però è per rendere l'idea. Cioè, non si potrebbe verificare una cosa come l'anno scorso è successo in MotoGP, che il mondiale è stato vinto da Mir con una sola vittoria di Gran Premio, a discapito di Morbidelli che le ha vinte quasi tutte, non dico quasi tutte, ma le ha vinte molte di più. Lo so. Quindi, un pilota come Norris, che sta andando molto regolare, che sta guidando una buona macchina, che si sta riprendendo, perché, e ti fa anche piacere, perché a Lando non puoi volergli male, così come a Sainz, come a Leclerc, e dovrebbe avere molti più punti di quanti ne ha, semplicemente. Anche Perez, tra l'altro. Quindi il discorso si può applicare dal quarto in giù. Sì. E poi a questo punto metterei che anche l'undicesimo e il dodicesimo riescono ad arrivare a punti se un domani si dovesse riuscire a tornare alle 24 macchine. Sì, ecco, quello di avere più vetture in gara sarebbe una gran bella cosa, perché io mi ricordo anni fa, quando ero giovane, quando ero piccolo, e quindi parliamo degli anni 80, che addirittura si facevano le prequalifiche, perché c'erano talmente tante macchine Sì, che che... si deve entrare nel 107%, che era fantastico. Tu ti dovevi qualificare alla gara veramente. Sì, no, non solo, ti dovevi qualificare alle qualifiche, cioè non le potevi fare perché, per chi non lo sapesse, ecco, parliamo per i più giovani. Una volta c'erano più macchine, ce n'erano più di 20, e il sistema di qualifica non era come oggi, che c'è il Q2, il Q3, il Q2, il Q1, il Q1, il Q2, il Q3, scusate, l'ho detto al contrario. Bensì, sì, c'era un'ora di qualifica. E in quell'ora di qualifica tu uscivi tutte le volte che volevi. Uscivi e facevi quanti giri volevi. Potevi anche usare tutti i compound che la scuderia aveva a disposizione, perché provavi, cioè oltre alle libere, utilizzavi anche quell'ora di qualifica per andare a limare volta dopo volta il limite che avevi raggiunto. Tante volte succedeva che ci fosse del traffico e quindi magari il giro lanciato di qualcuno venisse rovinato da un altro che invece si stava lanciando, cosa che alla fine, in un modo o nell'altro, sta succedendo. Scusate se sentite dei rumori in sottofondo, non so, il deficiente qui a fianco che mi sta rompendo le scatole con il martello. Dicevo, succedeva che appunto tu ti lanciassi con la tua macchina per il giro veloce, però poi ne trovassi 5-6 che invece andavano più piano in punti dove non ti potevano lasciare strada più di tanto e quindi ti rovinassero il giro, cosa che però alla fine più o meno succede anche adesso, Non è che... Sì, anzi. Ecco. Anche perché succede che in Q3, in Q1 e Q2 Mercedes e Red Bull escono nei primi minuti, si fanno il loro giro e poi dopo finito, basta, non fanno più niente. Un po' come succedeva quando c'erano le tre grandi, Ferrari, McLaren e BMW Sauber, che entravano, facevano il loro giro e poi si vedevano direttamente in Q3. Esatto, perché adesso c'è questa situazione che è nettamente differente. E quindi una volta che c'era questo sistema in cui tutti potevano entrare in pista contemporaneamente e magari si ostacolavano, anche involontariamente, perché quando, anche all'epoca se si notava che uno frenava l'avversario con volontarietà, si veniva comunque penalizzati. E allora, siccome c'erano tante macchine, addirittura... le scuderie un pochino più piccole dovevano fare le prequalifiche per accedere, per prendere gli ultimi posti disponibili per accedere alle qualifiche. E quindi, che erano 24, 25, 26 macchine, perché gli anni 70, anni 80, c'era pure la scuderia che correva con una sola vettura. Certo. Ora, correggimi se, non so se ti ricordi i nomi delle scuderie dell'epoca, Simo. C'era la GM, no, la G,
Guarda, Poi c'è. io tra quelle, la Tyrrell sicuramente me la Sì, ricordo, mi la Tyrrell ricordo. che lanciò Jean Alesi, sempre nei nostri E cuori. Poi poi dopo subì una grandissima truffa, però lasciamo stare. c'era all'epoca. Sì, vai, 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 Simo. Poi vabbè, non mi ricordo come si chiamava la squadra che mise James Hunt in 1-1, che Ah, poi veniva dalle forze minori. sì, adesso aspetta, mi sta venendo. Mi sta sfuggendo il nome. Sta sfuggendo il nome anche a me. Che era la. Per la miseria. Vabbè, No, cercano. non era la Stewart No, no, sicuramente. no, no, la Stewart che ha corso quanto 2 anni, 3 anni, che fu prelevata da Jackie Stewart, al grande campione di Formula 1. Esket, ecco qua, Esket, la Esket. Aspetta, ecco. E nella Sì, fattispecie, c'è. intanto io qui ne approfitto, faccio vedere un po' di Alonso. Facendo bene. Tra l'altro, oltre a sottolineare il grande numero di macchine del passato, sembra quasi un ricorso, cioè una voglia di nostalgia, però effettivamente c'è poco da commentare del Gran Premio. Quindi, se si può parlare d'altro, ben volentieri, perché alla fine quella è stata appena vinto, punto. Ecco, all'epoca Però, c'era pure la Lotus che sì, ha corso certo, fino a però qualche che. anno fa, che poi è stata prelevata, sostituita dalla Haas. Sì, poi dopo sarebbe la Lotus Renault, eccetera, eccetera, Sì. proprio un casino. Poi qualche anno fa, ricordiamo, come aveva già detto Simon, c'è stata la BMW, è entrata e uscita 2 volte la Toyota, con cui ha corso anche il nostro Jarno Trulli. Anni 80-90, ricordiamo anche la Benetton, con cui Jordan. Michael Schumacher, o Michael, se preferite, vinse 2 titoli mondiali, i primi due. La Jordan, che arrivò comunque dopo, negli anni 90, e che era comunque una macchina che a me stava molto simpatica, poi fu acquisita dalla Jaguar, però ecco, auto più antiche, ritroviamo l'Alfa Romeo che è tornata da 4 anni, da 3 anni, 4 anni, Alfa Romeo che negli anni 80 motorizzava per esempio la Brabham, che prendeva il nome proprio dal suo proprietario, come succede per la Williams, come succede per la Ferrari. Dal proprietario che era stato anche un pilota di Formula 1 e che anzi all'inizio se la guidava pure lui. Allora, tra l'altro anche dal punto di vista motoristico c'erano dei nomi quasi assurdi nei motori. C'era la Yamaha che io non avevo mai immaginato avesse potuto andare a fare un motore per una macchina. C'era Nissan, se non sbaglio, anche Allora, passato. prima di approdare in Ferrari, Ivan Capelli guidava la March, che era una macchina azzurra, celestina, e che, insomma, no, non era tra le migliori, però ecco, era una di quelle che continuavano a dare linfa però al circus della Formula 1, come d'altro canto, cioè, vabbè, la Renault che ha continuato per anni ad entrare e uscire dal circus. E poi facendo sempre un po' di queste regole, a parte che se torniamo ancora più C'erano indietro. i motori Cosworth che salvavano tantissime squadre che non avevano come far spingere quelle macchine. Se andiamo ancora più indietro, ritroviamo pure la Maserati tra le vetture storiche della Formula 1. E poi, per esempio, c'era anche la Ligier, che è una casa automobilistica che è ancora in essere, che vende di meno rispetto a prima, adesso fa delle vetture dei cinquantini per i neopatentati o chi deve ancora prendere la patente, però la Ligier è stata una macchina che ha anche vinto con Olivier Panis il Gran Premio di Monaco, quello che fu un Gran Premio di Monaco, o all'epoca era già stata prelevata da Prost, che prese la Non scuderia. ricordo. Adesso forse mi confondo, forse quando Olivier Panis vinse quel Gran Premio era già diventata Prost, non era più Ligier, però ecco, queste scuderie che oggettivamente mancano perché era comunque bello. Certo, se vanno tutte come l'Haas di quest'anno, come la Williams di 2 anni fa, beh, allora volendo se ne può fare anche a meno, però. Era ancora Ligier, l'anno dopo divenne Prost. Ecco, quindi No, ma a parte, ma
mi è capitato, mi sembra ieri o l'altro ieri, di vedere un video canale YouTube della Formula 1 in cui veniva fatta la top 10 delle vetture più brutte. E la maggior parte derivavano dagli anni 80, 70, 80. Però se ci pensi, erano sì brutte dal punto di vista estetico, ma andavano a diversificare il lotto macchine, erano una diversa dall'altra. Ma quale soluzioni ingegneristiche? Oggi sì, c'è un regolamento che va rispettato, per carità di Dio, però non si può neanche più usare dal punto di vista, cioè, ok, l'aerodinamica la fa da padrone, però buttiamola un'idea diversa rispetto a quella di omologhiamoci a quello che ci fa vincere. E alla fine, se ci pensi, l'ultima grande rivoluzione estetica fu, non vorrei essere volgare, il pene che avevano le macchine, oppure lo scalino. Poi da lì non c'è stato più niente. Ma guarda, io ricordo negli anni 70, cioè non perché ero già negli anni 70, sono del 79, quindi, però da appassionato ho visto molti documentari, anche repliche di gare degli anni 70-60, c'era la Tyrrell che correva con sei gomme, quattro piccoline più davanti e due più normali dietro. Sì, Cioè, ho visto auto che avevano il doppio alettone posteriore. ecco, sì, ci sono. Ecco, come ha detto Simon, c'era più spazio diciamo, alla fantasia. E allora, io direi che per oggi abbiamo pure concluso con l'analisi del Gran Premio Ma di più che altro non è che Leclerc. abbiamo concluso, perché cosa volete che vi diciamo? Cioè, ha vinto Verstappen, bravo! No, no, infatti, ma comunque bravo Verstappen, noi gli abbiamo dato tanto spazio, però è stato comunque formidabile nel fare la rimonta, nel recuperare due volte su Hamilton, nell'essere freddo nei momenti decisivi, il sorpasso su Bottas, il sorpasso su Hamilton alla fine e anche nel primo sorpasso grazie all'undercut del pit stop. Poi, Sì, dimmi Simo. volendo, giusto per una parentesi, ma mi sembra anche che l'abbiamo affrontata, che comunque sono lì, cioè dietro i quattro con le macchine migliori ci sono loro, Sì, e riescono a gestirsi la gara senza subire troppo. loro è l'Alfa Tauri. L'Alfa Tauri, però, ti ho detto, avendo Gasly, solo Gasly, con Gasly. fa meno pausi, esatto. Con Poi Gasly. ci sarebbero le Aston Martin, che probabilmente a questo punto, fossi in Ferrari, vatti a prendere quello che gestisce le gomme in Aston Martin, Sì. così vediamo cosa succede. E poi la Williams e la Haas, non dico incommentabili, però la Williams ti dispiace, perché comunque vederla soffrire è brutto. Sì. Ti dispiace per George Russell, perché ti ha dimostrato che, stando in Mercedes, Sì, può vincere i Gran Premi. metterebbe in difficoltà sia Verstappen che Hamilton. Mentre l'Haas, vabbè, finiamola così, chiudiamo, arrivederci, entro il prossimo. E allora, noi chiudiamo per oggi, vi dico però i risultati delle due partite del gruppo C che si sono giocate per i campionati europei, perché è importante per noi italiani. Allora, l'Olanda ha confermato il primo posto vincendo per 3-0 sulla Macedonia, quindi Macedonia a casa, Olanda prima a punteggio pieno come è successo per l'Italia che ieri ha battuto 1-0 il Galles con un gol di Pessina. Nell'altra partita, che era molto importante per il secondo posto, si affrontavano a pari punti, quindi a 3 punti, Ucraina e Austria. Ha vinto l'Austria per 1-0. E adesso questo che cosa comporta questo successo dell'Austria? Che l'Austria arriva quindi seconda, l'Ucraina deve sperare in un difficile ripescaggio come una delle migliori terze, già per intenderci la Svizzera che è arrivata terza da noi a 4 punti mentre l'Ucraina è ferma a 3, quindi comunque ecco già la Svizzera una dietro se l'è messa. E sabato alle ore 21 italiane allo stadio Wembley di Londra ci saranno gli ottavi di finale, cominceranno gli ottavi di finale dei campionati europei e l'Italia affronterà proprio l'Austria, arrivata seconda nel girone C. Allora, per oggi, come abbiamo detto, è tutto. Domani anticiperemo la puntata di Forza Azzurri, dove parleremo solamente di calcio.
E quindi gli approfondimenti su quanto fatto dagli azzurri negli ultimi giorni e dalle altre nazionali li posticipiamo a domani. Per questa sera, da parte mia e da parte di Simon, è tutto. Grazie per averci seguito con Formula One After Race. Ci vedremo anche lunedì prossimo con Formula One After Race, sempre alle 7:30, perché c'è il primo Gran Premio d'Austria. Correggimi se sbaglio, Simon, ho detto una Sì, Gran Premio cavolata. di Stiria. Ah, Tra esatto. l'altro, scusami, Sì. questa cosa ti volevo dire. Ieri, mentre ero al lavoro verso le 6-7, che cercavo i risultati per vedere cosa era successo, vado su Google, metto Formula 1 2021, mi esce, di solito Google ti riporta i risultati del Gran Premio precedente, e mi dava quelli di Baku. Vedevo il successivo, mi dava Stiria, quindi io pensavo che mi fossi immaginato che avevano corso in Francia. Fortunatamente non sono riuscito a recuperare la gara, però grazie Google che non mi fa capire più niente. Va bene, allora di nuovo a nome di Global Show, di GS Radio, da parte di Rugantino e di Simon è tutto per questa sera. Appuntamento con Formula One After Race a lunedì prossimo. Domani invece ci vedremo con la seconda puntata di Forza Azzurri per parlare dei campionati europei di calcio di Euro 2020. Ciao!